Se i tedeschi andassero a votare domani per il cancelliere, sceglierebbero senz'altro Olaf Scholz, il ministro delle finanze che ha appena aperto la campagna elettorale ed è già il favorito dei sondaggi. Ma in Germania non c'è l'elezione diretta e il suo partito è sempre dopo la CDU. Questo sarà il suo cavallo di battaglia. Le persone non guadagnano abbastanza, dice. Molti cittadini lavorano sodo e guadagnano troppo poco. Il mio obiettivo è di portare il salario minimo a 12 euro l'ora. Voglio farlo nel primo anno di mandato. Il successore di Angela Merkel alla CDU, Armin Laschet, non ha il suo seguito. Anche lui cerca di spingere sui temi del lavoro. Per questo è andato in visita alla fabbrica di auto elettriche Tesla vicino Berlino e si è fatto immortalare assieme al patron dell'azienda, Elon Musk.